Ciao ragazze, ora come promesso facciamo insieme il nostro massaggio del corpo. Sono qui seminuda per voi, mi raccomando siate generose nei commenti perché sono una donna grande. Allora, iniziamo subito. Resettate tutto quello che avete sentito o visto fare di massaggi fino ad oggi e iniziamo con una nuova consapevolezza, ok? Quindi rispetteremo linee, rispetteremo linea di tensione, rispetteremo l'equilibrio delle fasce muscolari, riconsapevoli che in quel punto ci passano delle linee di tensione, delle linee, delle fasce, delle catene muscolari, dei punti dei meridiani. Quindi io sto usando la crema Hydraton e tra l'altro se non avete ancora provato i nostri prodotti corpo forse vale la pena di approfittare che c'è il rush finale del Black Friday per cerco di mettermi in una posizione in cui mi vediate bene. Stendo la crema mentre continuo a parlare, dicevo c'è il rush finale del Black Friday e forse vale la pena per provare un po' di prodotto, un prodotto corpo, quello che insomma ritenete più utile. Io sto usando Hydraton, che è una crema idratante ed elasticizzante, e inizio. Allora, ovviamente non lo fo di tutto il corpo, vi faccio vedere come si massaggia una gamba, poi lo fate ovviamente anche di là, le braccia e come l'addome. Ho già fatto un video specifico sul massaggio dell'addome, ma oggi un cenno lo diamo lo stesso. Allora, questa parte, quindi, quando noi massaggiamo la parte interna, è importante iniziare, spero si veda, dalla pianta del piede, poi salgo su nella parte interna fino all'interno coscia. Questa parte interna va sempre massaggiata verso l'alto perché sto lavorando esattamente sul meridiano, e quando dico interna intendo sia la porzione questa interna che un po' quella frontale. Quindi la parte frontale e la parte interna si massaggia verso l'alto rispettando sia le linee e la tensione delle catene muscolari anteriore e profonda, sia rispettando la direzione dei meridiani di Milza e Reni, che per noi grandicelle sono davvero importanti. Poi, come ho fatto vedere, quando c'è un po' di ciccina abbastanza frequente in questa zona o un po' di ritenzione idrica, possiamo insistere in questa zona con un leggero, perché la zona è delicata, impastamento, oppure se il nostro corpo ha troppa ritenzione idrica, prima di fare il massaggio che vi faccio vedere oggi, fate prima il massaggio drenante per qualche settimana, e vi lascio il link in descrizione perché ho già fatto il video. La parte esterna invece va massaggiata verso il basso, ragazze, verso il basso. I meridiani di vescica biliare e da dietro i meridiani di vescica vanno massaggiati verso il basso. Non solo i meridiani, ma anche le catene muscolari laterale e posteriore pendono verso il basso, crea una linea di tensione che va verso il basso. Quindi parto, vedete, potete anche tenere la mano a pugno chiusa e scendo, ok? Stessa cosa qui,
se ho un po' di adiposità, insisto un minutino sulla zona. Io sto usando la Ton, ma se avete ritenzione idrica, il prodotto più indicato è Hydracel e Sublincel Oil. Uno è un olio arricchito con oli essenziali e l'altra è una crema, perché è importante, l'olio non idrata, quindi è importante associare sempre una buona idratazione per il motivo che vi ho spiegato nel video delle regole. Quindi, parte anteriore, parte interna, quindi la zona mediale verso l'alto, laterale posteriore verso il basso. Stesso criterio adottiamo per le braccia. Mi do prima la cremina. Quando massaggio le braccia arrivo sempre all'ascella, vi ricordate che l'ascella pendula fa? Non si dicono le parolacce. Coinvolgo sempre le spalle. Quando, ora non posso stare al seno nudo ovviamente, quando massaggio le braccia lavoro sempre anche un po', mi sto ungendo tutta la canottiera, slavoro sempre un po' anche la schiena, perché in questa zona si formano questi cedimenti, queste borsine che se massaggiate tutti i giorni, vedete dal dietro, dalla posteriore, venite verso l'arcata costale anteriore, dall'arcata costale posteriore e venite verso anteriore. Stessa cosa sotto le ascelle e poi inizio a massaggiare le braccia. La zona interna verso l'alto e poi scendo da quella posteriore verso il basso fino al mignolo. Salgo, meridiano, cuore, polmone, giro sulla spalla, intestino, tenue e crass, scarico. Salgo, giro e scarico. Salgo. Il tempo, perché so già che mi domanderete, Martina, per quanto tempo lo devo fare? Ma se vi piace, tipo una o due volte a settimana, vi potete soffermare di più. Poi, ovvio, tutti i giorni bastano pochi minuti, potete fare tre volte ognuno, ecco, giusto per dare la crema e farlo nel modo corretto. Stessa cosa qui, addirittura potete, ecco, per ridurre il tempo, una mano parte dall'esterno o dall'interno, e farlo contemporaneamente, quindi la mano all'interno va verso l'alto, quella all'esterno va verso il basso e qui invece la mano dietro la coscia va verso il basso e quella anteriore va verso l'alto. Il gluteo, ora non voglio fare tanto la sconcia. Allora, il gluteo è importante lavorare le due zone ingrate. Perché le chiamo ingrate? Sono ingrate perché, allora, noi abbiamo questa zona, che è quella dove si forma sempre il cuscinetto adiposo, che è ingrata perché? Perché i muscoli posteriori della coscia finiscono qui sotto il gluteo, in questa parte centrale. I muscoli anteriori sono qui davanti e il gluteo arriva solo fino a qui, quindi qui ho solo la sua inserzione ossea. In poche parole, in questo cerchietto io non sono aiutata da nessun muscolo per mantenere un buon afflusso di ossigeno. E afflusso di ossigeno, quando manca, vuol dire meno metabolismo e meno elasticità, meno qualità della pelle. Quindi è abbastanza normale avere questa zona infiltrata e anche un po' poco tonica. Quindi, e questa va massaggiata verso il basso, per allentare il gluteo nella sua porzione trocanterica. Lo faccio col pugno e faccio girare, vedi? Faccio girare. L'altra zona ingrata è quella proprio sotto il gluteo, quindi proprio nella parte interna dove si formano le meline, no? E lì stessa cosa, è ingrata perché la porzione, il muscolo gluteo parte dall'osso sacro e si inserisce nel trocantere, e con queste fasce, con queste porzioni laterali. Questo angolino qui nel centro, purtroppo, non è considerato da nessuno, se non lo fate voi con le vostre manine, niente da ossigeno e tono a quella zona. Quindi in questo caso massaggiare proprio dal basso verso l'alto fino ad arrivare all'osso sacro, ok? Mi spiace non poterlo fare spogliato, ma se non lo vedo nel canale, non ce l'hai fatto.
video fa quella. Ah, ecco, la pancia, l'ultima cosa importante. La pancia, come sempre, movimento peristaltico. In senso rotatorio, peristaltico vuol dire che rispetta il naturale movimento dell'intestino. Ok? E a mani incrociate vale a dire che la mano destra va verso l'ombelico e la mano sinistra scivola verso il basso. Quindi così. Mano destra ombelico, sinistra verso il basso. Ok? E poi ovviamente i nostri fianchi. Oh, ma avete visto anche qualche insieme mutande, Maremma, zucchina. Siate costanti come sempre, massaggio bello completo almeno una volta a settimana, proprio dedicarsi un quarto d'ora, 20 minuti. Ecco, la domenica, che non vi ho dato nessuna rosa in corpo, potrebbe essere un giorno adatto. E tutti i giorni, o un giorno sì, un giorno no, almeno per idratare, se lo facciamo con le manovre corrette, uniamo l'utile al dilettevole, perché stiamo idratando, elasticizzando la pelle, ma fatto nelle direzioni giuste aiuta il nostro... aiuta i nostri muscoli, aiuta i nostri meridiani, aiuta proprio l'equilibrio generale del nostro corpo. E come sempre noi, bistolline, con l'approccio pro-aging, facciamo solo cose utili, sensate, senza impiegare troppo tempo, ma estremamente efficaci. Ricordati di, se non vuoi perdere i miei video, di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Condividi i miei video con le tue amiche, così da diventare sempre di più in questa community di over 50 meraviglio. Sì.